Black Book, gioco di ruolo dalle tinte oscurissime, che nasconde oscuri segreti dietro a questa copertina oscura, che non lo so, quindi andiamo a vedere. Allora, non c'è l'italiano, c'è il polacco e basta, e l'inglese, quindi credo che andremo in inglese. La difficoltà, ma apprendista, Znatka o Koldunia? Vabbè, io vado di Znatka, che è quello normale. Once upon a time, evil spirits dwelled here in these parts, and in a sense, they still do. I will tell you a story. It happened long ago, even before the revolution. It happened here, not far from Cherdin. I heard my grandmother tell it. A man was fostering an orphan girl. He was a knower. Everyone called him Old Yegor. She didn't want to become a witch, but he taught her his craft. She was to be married to a special young man. Poi vi dico, I can't recall what exactly happened, but this young man took his own life. He was later buried beyond the gates of the churchyard. Which meant that he would pass straight to hell. As for the orphan, Vasilisa, she refused to accept it. She was intent on bringing back his soul from the inferno. To do this, she would need to break the seven seals of the Black Book, which Old Yegor kept, and retrieve him. And it was for that reason that Vasilisa agreed to become a witch. But to become one, she needed to be initiated in a banya or at a crossroads. And so, Vasilisa set out for the crossroads. Allora. Una giovane ragazza si innamora di un uomo e non vuole diventare una strega, nonostante il suo mentore voglia trasformarla in una strega. Quest'uomo si suicida, quindi finisce all'inferno diretto, e allora lei a quel punto si decide a diventare una strega perché vuole recuperare la sua anima dall'inferno. E questo è il percorso che deve fare, insomma, questo inizio di storia è di lei che deve attraversare un rituale di iniziazione per diventare appunto una strega e dare il via al processo che la porterà a aprire le porte dell'inferno per liberare il suo amato. Che angoscia terribile! Ho dormito male la scorsa notte. Lei si chiama Vasilisia. Ma la domanda è: se questo si è tolto la vita, ci sarà un motivo? Cioè, magari, non lo so, cioè tutto magari sarà vano andarla a riprendere. Relatives, and from the warm summer, you departed. There's no entrance or exit for you, it seems. Cold Mother Earth. There isn't even a churchyard fence to hold on to. Enough. I don't believe you would do this to yourself. It'll all be well. All will be well. I'll accept this knowledge from Grandpa. Though I know what you thought of that. But there's no other choice. Vabbè, in pratica lei è convinta che lui non si sia ucciso e sta dicendo, dice, anche se tu non volevi, accetterò la conoscenza dal nonno e mi trasformerò in una strega perché non c'è altra scelta. I'll drag you from that robe myself. Sleep for now. Sleep. I won't be long. Allora, andiamo. Erbe. Ok. Ma mi piace tantissimo il modo in cui si muove. Graficamente è molto ben fatto. Cioè stilisticamente, ecco, forse è il termine più adatto. Ah, l'iniziazione di una strega. The darkness of the night is filled with anticipation. You're at Mikhail's crossroads, along with Old Yegor. You know the ritual that has to be done, but you've never thought of what might happen once it's complete. However,
The time to draw the circle has come. Allora, il rituale deve essere fatto, ma tu non sai cosa accadrà dopo che l'avrai fatto. Tuttavia, bisogna farlo. Vabbè, mi guardo intorno. Pietra miliare. Vabbè. Candele rituali. Poi erbe. Ok. Vabbè, lo facciamo? Erbe. Ok. Nonno, famo sto cerchio. So, have you found the candles? Ho le candele, bene. Well done. All by yourself at that. Seems my teachings were not lost on you after all. Now let's draw a circle. Disegniamo questo cerchio. Be careful not to leave any gaps, otherwise we'll be crushed by evil spirits. Non lasciate dei buchi o gli spiriti oscuri ce se magnano. Benissimo. I've made a circle. Is it all right, grandfather? Cerchio fatto. Quindi? The circle is drawn. No gaps, good. Too late to dither now. You think that I can help him? Sure you can. You can do anything when you have the book. So says the legend. Well, go on. It's time for you to take my knowledge. Prendi la mia conoscenza. Such a long time we've spent together. Parting with it is bittersweet. Si devono separare. Well, take it. Would you look at that? What power emanates from the book? Il potere che emana il libro è una roba pazzesca, eh? The seal is open. It seems great sorcery lurks in you. Well, think about it later. Il sigillo è aperto. E fa ormai andata. Speak the words I taught you. Allora, leggi l'incantesimo, vai. I'll get up without crossing myself, but I will go to the crossroads. On the crossroads, I'll draw a circle and step into it, and I shall speak. Good merchants, come and buy my cat. For this cat, give me neither inconvertible ruble nor a fine hat. Beh, una formula magica che non tradurrò mai perché non si sa mai nella vita, per cui voglio evitare. But bestow me with knowledge of the dark, and so as I have said, so it will be. My words are stone. Bene. Here are your merchants. Now listen carefully if you value your life. To become a witch, you have to defeat this demon. Devo eliminare sto demone. Time for your first Zagavar. Devo fare Zagorov. Allora, abbiamo dato una battaglia. Ogni battaglia consiste in turni vari. Tutto nemico vede dei turni. Vabbè, insomma, la storia dei combattimenti a turni. Il libro nero contiene tutti i nostri Zagovors, che quindi saranno gli incantesimi. E prova a usare la parola Urazi. Esce fuori. No. Bene, quindi Urazi. Non pensavo che pure qui ci fosse. Dice, l'incantesimo del fatteli di tua. Bene. Dunque, le pagine sono cambiate. Il libro altera le sue pagine a ogni turno. Gli attacchi nemici possono essere bloccati con la difesa. Vabbè. Avdelai è un'abilità difensiva. E noi recitiamo. Such enchanted words protect from demons, but this protection fades quickly. Beh, una protezione con un tempo limitato. Now draw up a complete Zagavar. Allora, si possono combinare diverse pagine in un singolo Zagorov. E quindi doppio razzi faccio. Adesso per il momento posso recitare un massimo di 3 pagine alla volta. Quindi uno Zagorov consiste in ordini e chiavi. 2 ordini e una chiave, va bene. Allora, quindi io faccio doppio razzi.
e gli dico ra ra. Good job, Vasya. This demon is nearly beaten. A quasi couple battuto. More spells to rid the world of it. Allora, qua si possono prevedere le azioni del nemico. E... Ruda. C'ha una cosa un cuore solo. Vai. Ale. Take that, you monkey hellhound. Well, now, Vasya, answer this maw. You'll be a witch as soon as you return. Ah, una volta che entro qui e esco, poi sono una strega. Vado. Vado, non temo nulla. Sei tu, Vasilissa? I should congratulate you. Dovrei congratularmi. For the first seal is open. Il primo sigillo è aperto. Only six remain. Ne mancano sei. Oh, but will you be able to open the rest? Ma sarai in grado di aprirli? This is another matter entirely. Questa è un'altra questione. Vabbè, chi sei mi sembra abbastanza chiaro. Il desiderio. I'm curious. Can the black book grant any wish? Il libro nero può garantirmi qualsiasi desiderio? Indeed, as legend dictates. Lo dice anche la leggenda. Who knows? Perhaps you shall meet your beloved soon. Chissà, presto incontrerai il tuo amato. Who is worthy to open the scroll and break its seals? Chi è degno di aprire la pergamena e di rompere i suoi sigilli? No one in heaven, on earth, or beneath it has ever been able to open the scroll or look upon it. Vabbè, nessuno è degno di aprire sta cosa, per cui va bene. Quindi vado, arrivederci. Vabbè, chi sei? What sort of devil are you? How rude, Silissa. I'm your chief advisor. It is I who grants you the powers of a Khaldun. È lui che ci dà i poteri di un Khaldun. We will become better acquainted in time, I presume. Ci conosceremo meglio. Vabbè, arrivederci. Let me return to the land of the living. Not just yet. Non posso andarmene? Have you forgotten your purpose? Hai dimenticato il tuo scopo? I name you a witch. Ti nomino strega. How many demons will you take on for your service? Quanti demoni ti porterai durante il tuo servizio? Uno. Te. Surely I will only need one at most. We do not assign fewer than three imps, Vasilisa. Vabbè, me ne dai tre, vabbè. I'll pick out the best among Igor's old imps for you. Now go. Perhaps we'll meet again if you manage to open the seals. Ci incontreremo se aprirò i sigilli. Ok, devo dire è figo, eh. Produzione indie a basso budget, ma con tanto cuore, tanta passione e tanta intensità. Mi piace molto. What? Well, the sun rose while you were coming to.
had to drag you home. Ci ha trascinato fino a casa. I understand it's not easy to pass through the Devil's Domain. So, you've seen it? L'hai visto, chi? Huh? Are we home? Seems like it was all a dream. The devil made me a witch. Well, then it is a good day. What did I tell you? You should have become a witch a long time ago. Vabbè, che t'ha detto? Well, what's done is done. The legend says that your wish is behind the seven seals. I could never open the first one. Here's the second seal. The Aspen one. How do I open it? Maybe it was the demon at the crossroads that opened the first. Perhaps. I think that demons do play a part. But what spirit is the Aspen one? I'll have to rack my brain a bit. Maybe there's something in the books? You yourself are a witch now. I knew that you would not let me down. The news of your enlightenment has spread already. Must be the Suchet case who told the heads of the families. Vabbè, tutti già sanno tutto. Che io sono una strega, cioè. Now people will come to you for advice. I am old now, not many teeth left. My Khaldun powers are waning. Vedete, la gente verrà a chiederci consigli, lui è vecchio ormai. Now it is you who will help the people around here. Perhaps you will even find the right demon for your problem. Dovrai aiutare tu le persone qui e forse troverai anche il demone che ti serve per il tuo problema. Well, while you were coming to your senses, I've already spoken to most of the visitors. There's only one left. He's waiting behind the door. Ma ce n'è uno solo. Look around for a start. Your book is over there, on the table. Do you remember how I taught you bookbinding? Afterwards, see to that visitor of yours. Some evil spirit has been giving him trouble. Got it? Sì. I got it, Grandpa. Time to get to work. Fammi una look for the spirits around the district. Maybe we'll get lucky with the seals. We should, who knows? Perhaps after 40 days have passed, we won't be able to help. Cioè, chi lo sa, forse dopo 40 giorni non saremo più in grado di aiutare. Perché proprio sti 40 giorni? God bless. Vabbè. Black Book. Qui posso cambiare le carte che compongono il mio Black Book. Qua si vede la composizione. Qui le pagine disponibili. Le categorie, vabbè, in sostanza funziona un po' come un mazzo. Qui hanno trasformato il mazzo in un libro nero e si potranno anche comporre nuove pagine. Sembra molto figo, devo dire. Vabbè, si può cambiare il mazzo, chiamiamolo così, in qualsiasi momento tranne che durante il combattimento. E i vari incantesimi poi si andranno a comporre. Qui c'è la mappa, qui ci sono gli oggetti. Qui c'è la spiegazione con tutto il nostro diario. Qui la conoscenza. Sembra molto intrigante. Devo dire che non mi spiacerebbe approfondire. Però, come sempre, dipende da voi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete giocato. Tanto era disponibile su Itch.io una vita fa, ora che ci penso. Ci ho avuto sto flash adesso. In demo... Io mi sa che volevo portarvelo, all'epoca non l'ho fatto. Comunque, vabbè, questa è la versione completa. Quindi fatemi sapere se l'avete giocato, se vorreste vedere di più possiamo approfondire anche in live, volendo. Peccato per la mancanza dell'italiano, quello un po' mi rode. Però, insomma, se va per tutto. Ormai ci ho messo una pietra sopra su sta speranza dei giochi tradotti. Ormai è una rarità, sempre di più. Per cui fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.